sarebbe la terza partita del triangolare finale per le regionali FIPAV Sardegna della categoria Under 16, ma l'Arcidano e il San Roc hanno entrambi 3 punti, e allora chi vince si prende tutto in quella che è una vera e propria finale. Amici di Directa Sport, un saluto ancora una volta da Luigi Falqui, con me Andrea Farris a mostrarvi le immagini di questa partita che sta per iniziare, mentre le due squadre si prendono l'applauso, un pubblico oggi sempre più che presente, super partecipe. Andiamo a vedere il roster per l'Arcidano, con la 2 Silvia Prisco, con la 4 capitano Laura Proncia, con la 7 Giulia Pala, con la 9 Maddalena Pois, con la 11 Beatrice Salis, con la 12 Viola Spannu, con la 13 Martina Urracci, con la 20 Beatrice Meloni, con la 23 Sofia Pilloni, con la 37 Luce Volpe. Allenatore Daniele De Monti, in seconda Laura Malacri, e poi dirigente accompagnatore Marco Zeda. Per il San Roc invece un roster un po' più corto, con la 10 il capitano Salabetti, con la 15 Sofia Caboni, con la 20 Sofia Tanda, con la 28 Anna Alier Moni, con la 32 Aurora Ballisai, con la 38 Michela Abbondanza Foscarini, con la 57 Sara Ledda. Agli ordini dell'allenatrice Claudia Pinna c'è poi anche la dirigente accompagnatrice Valeria Pinna. Ultimi confronti con gli allenatori, tutto il roster in cerchio da una parte e dall'altra, mentre si posizionano invece gli arbitri che ci hanno accompagnato in tutto questo triangolare. Primo arbitro Mario Figus da Oristano, secondo arbitro Laura Poi da Sassari, e invece lì seduto da segnapunti Carlo Baraldi da Cagliari. Le presentazioni sono state fatte, l'augurio ovviamente è quello di vedere una bella e combattuta partita. Presto conosceremo il nome della squadra campione regionale. Il pubblico non si è mai fermato, è stato di grande compagnia, di grande presenza durante tutta questa giornata. A sinistra posizionato l'Arcidano, a destra invece posizionato il San Roc. Da una parte i 5, le ultime frasi, le ultime parole di motivazione, dall'altra parte invece il classico urlo di rito. Il servizio affidato all'Arcidano, che metterà allora in gioco il primo pallone di questa finale. Si può cominciare con il servizio di Beatrice Meloni. Con il destro si comincia. La risposta di Balisai, Tanda. La prima schiacciata ed anche vincente di Salabetti, che da capitano apre le danze. 1-0 per il San Roc. E allora subito spazio a Martina Urracci, libero non presente quest'oggi nel roster di Pinna, ma anche senza, ha fatto un gran lavoro anche in difesa le sue ragazze, che battono il primo servizio con Tanda. L'alzata di palla per Fois, che non è riuscito ad andare di forza, ci prova invece Aversano, attenta proprio Pala, poi il tentativo di Salis che ha visto un buco, si è immolata Betti, il bagger Aversano la manda via, l'alzata di Pala poi per Pois, che pesca l'angolino dove Balisai e nessun'altra poteva arrivare. 1-1 allora, il pareggio immediato dell'Arcidano. Stavolta Prisco al servizio, Ballisai, l'alzata di Tanda per premiare Betti, si immola a Frongia in questo duello tra capitani. Tanda, arriva Versano e lei alla meglio su Frongia, si porta allora nuovamente avanti il San Roc.
che adesso andrà con Sarabete al servizio. Dall'altra parte uccitamente invece di palla di Salis. La palla adesso arriva e scavalca anche le giocatrici dell'Arcidano, che la guardano andare fuori per il 2-2. Allora Vassalis al servizio per provare a portare per la prima volta in vantaggio le sue compagne. Pala deve accontentarsi di un palleggio che però risulta alla fine efficace, un'incomprensione tra Betty Aversano. Per la prima volta avanti allora l'Arcidano, 3-2 qui alla Palataros. Alla seconda battuta Salis in salto, Betty attenta l'alzata di Aversano per premiare, schiacciata però subito prontamente risposta, e poi Banzai fa quello che può ma non riesce a evitare che il pallone esca. 4-2. Doppio vantaggio allora per la squadra dell'Oristanese, quasi padrone di casa. L'orgoglio anche un po' del comitato territoriale del centro Sardegna, che ospita questa fase finale. La schiacciata di Aversano, attenta Salis, pala, premia Frongia, attenta da quella parte invece Betty, arriva Foscarini con un palleggio, un bagger direttamente dall'altra parte Frongia, a destra poi salta e schiaccia Aversano, che trova puntuale Prisco, e poi la schiacciata vincente, di precisione che di forza per Frongia. 5-2, più 3 adesso dell'Arcidano, che si gode anche adesso il coro delle famiglie, dei sostenitori, degli amici, sempre pronti a dare una mano come possono. In bagger Aversano adesso dall'altra parte, pala anticipa il colpo quasi inaspettato, la palla Meccaboni e Tanna riescono a renderla giocabile, e allora scappa più 4 la squadra di De Montis. 6-2 adesso, e si può andare sempre con Salis. Betty, Aversano, arriva Foscarini con un palleggio Prisco, poi Frongia, Betty, l'alza Tanda, la manda allungandola più in là Aversano, poi questa schiacciata di Frongia, Betty, Aversano, non può arrivarci Tanda, arriva allora anche il 7-2, che grande inizio dell'Arcidano però, con anche il primo time out di questa finale. Con Pina che allora chiama e raccolta le sue ragazze per poter subito riprendere la partita, per aggiustare le prime cose che non stanno andando in questa finale, anche probabilmente per dire calma perché è lunghissima da qui alla fine e c'è assolutamente il tempo per rimontare in un 7-2 di quello che è solo il primo set. Intanto invece l'Arcidano già è pronto a tornare in campo, probabilmente anche De Montis ne avrà approfittato per qualche piccolo accorgimento, ma può essere sicuramente soddisfatto dell'inizio delle sue giocatrici, che riprendono col servizio sempre dalle mani di Salis. Tanda, la schiacciata vincente da parte di Foscarini, che forse non ha un'altezza che le rende più comodo andare in schiacciata, ma sa prendere il tempo, sa mirare e sa rendersi pericolosa. 7-3 adesso, e Caboni al servizio. Urraci, pala per Fois, il doppio tocco di Betty.
Quasi per un secondo non capisce, però si è resa conto subito anche lei. E allora riscappa più 5 l'Arcidano, che adesso va al servizio con Fois. Tanda l'alza Aversano, Fois lì attenta, pala, arriva Frongia, Tanda e poi il palleggio. Aversano si immola molto bene, pala, poi Prisco in bug e la rimanda via. Tanda per Aversano, attenta Fois, può riprovarci Aversano, e ancora lì Fois, e poi c'è lì invece Meloni, tripla, grande risposta dell'Arcidano, ma ci riprova ancora Aversano. Frongia adesso, Betty, Tanda, ancora per Aversano, che voleva un attacco morbido, prende male le misure questa volta. Quel punto dell'Arcidano che ha saputo difendersi, e poi ringrazia l'errore, e dunque 9-3, e si fanno sentire, ecco come sostenitori di queste ragazze. Betty, Tanda, arriva Foscarini, la palla passa e poi para, ha visto il buco e non ha aspettato neanche un secondo per approfittarne. 10-3. Distacco che sta diventando abbastanza grande, adesso sono 7 punti. Tanda, arriva Aversano, ma poi si è sempre lì, pala, Frongia, attentissima Tanda, però la palla va troppo lontano, dove non può arrivare Foscarini. 11-3 adesso, più 8 per le ragazze in rosso. E allora nuovamente Fois pronto ad andare col servizio, il fischio c'è già stato. Foscarini, Tanda, di nuovo per Foscarini, sbuca ancora Fois, un grande inizio per lei, poi è Prisco a rimandarla dall'altra parte. Arriva invece Aversano, Prisco, la palla è giocabile, una grande risposta, è infiammato anche il pubblico. Il bagger di Foscarini, pala, trova Frongia, attenta Betty, e poi Foscarini sull'alzata di Tanda, ma poi c'è la palla, è già la seconda, terza volta il San Rocco si fa trovare impreparato, lascia quel buco al centro. 12-3, primo set finora quasi del tutto a tinte rosse. Deve trovare il modo di reagire il San Rock. Non è facile contro una difesa super attenta per ora dell'Arcidano. Tanda si punta sulla forza di Aversano e attenta a Prisco. E poi in bagger, proprio lì, la manda dall'altra parte. Tanda poi, Foscarini in bagger. Potrebbe arrivare adesso una schiacciata da parte di Frongia. Muro però ben posizionato. Ci prova poi Prisco, Aversano, e cerca comunque di dare forza Foscarini. Stavolta invece in palleggio Meloni, in palleggio anche Betty, e questa volta riesce a punire la difesa dell'Arcidano, così come più volte è stata punita la sua. 12-4, però segnale importante di vita per il San Rock. Attenta Sali sul servizio di Aversano, adesso Betty, Tanda, arriva Foscarini, la palla passa, salvataggio di Prisco, un altro ottimo salvataggio per le ragazze di De Montis, che poi con Meloni sul muro prendono questo punto e scappano via a più 9. Un approccio perfetto alla partita dell'Arcidano, soprattutto con la difesa. Palla adesso al servizio, Ballisai, Tanda, arriva Aversano, deviazione del muro, attenta lì però proprio pala, poi Frongia
cerca sempre quella mattonella centrale, poi un grande salvataggio che fare anche il punto di Foscarini su una palla docile alla fine, abbastanza leggibile, ma che poi tante volte diventa la giocata più difficile da leggere. 13-5 con Foscarini che va al servizio. Nelle difficoltà della sua squadra ha comunque iniziato molto bene lei questa finale e riesce a trovare questo ace, quasi non se l'aspettava Orracci. 13-6. Deve provare a ridurre il più possibile lo svantaggio il Sanrock. Ancora un servizio, poi Urracci. Il tentativo di Prisco. La posizione centrale. Tentativo ben letto, poi schiacciata forte. Tanda, arriva Betti. Ancora questa volta pala, Tanda salva e c'è il punto. Accompagnata e allora Frongia pronta ad andare al servizio sul risultato di sul punteggio momento di 14-6. Tanda, Betti trova, dopo aver trovato la linea, conferma il signor Figus, 14-7. Segnale importante da capitano da parte di Betti. Adesso al servizio invece Balisai che salta e anche aiutata dalla rete sorprende Frongia, 14-8. A meno 6 il giallo-blu. In due su questa palla, la salva molto bene Prisco. Allora Frongia, pala, Salis, c'è lì per aspettare la palla Tanda che poi incita subito le sue compagne che rimandano dall'altra parte con Aversano. Adesso invece Prisco ci prova, attenta Foscarini. Tanda per Betti, salvataggio di Frongia, Salis, Foscarini, Aversano, c'è lì, attenta pala e poi ancora Salis, Caboni, tentativo personale di Tanda, la palla esce fuori, non di molto, quanto basta però per dare il punto all'Arcidano che si riporta a più 7 e che permette così di far tornare in campo Pois, pericolosissima soprattutto quella posizione lì centrale. Il servizio di Meloni, attenta Foscarini, poi il blockout che favorisce Betti, 15-9 questa volta, e Meloni a dare spazio a Urracci che riprende il suo posto lì in difesa. Al servizio Tanda, Salis, attenta in ricezione, alla accompagnata però di doppio tocco direttamente, 15-10, a meno 5 Sanrock per mettersi alle spalle un inizio molto complicato e tornare a pieno in partita. Attenzione a Fois, un grande muro, forse di Aversano il tocco da parte del Sanrock, per il fatto che va a meno 4 adesso la squadra di Pinna, e allora le indicazioni di De Montis a curare magari proprio la difesa. Adesso il servizio di Tanda, Salis, pala come può, riesce comunque a schiacciare, ma la mette fuori Fois,
che aveva cercato il punto dove nessuna delle giallo-blu poteva più arrivare. Graziata la squadra di Pina, che adesso è a meno 3. Pienamente in lotta per vincere questo primo set. Pala Fois, anche questa volta non benissimo, e allora arriva De Montis a chiedere il time out. Prima ha chiesto la calma e sta chiedendo la calma. È chiaro che non deve venire fuori la frenesia adesso per Narcitano, che aveva un grosso vantaggio, ce l'ha ancora anche se solo di 2 punti, però ha fatto vedere che quando ragiona con calma e costruisce la sua pallavolo può venire fuori e prendersi i punti contro un Sarò che invece dall'altra parte è stato bravo a rimanere sul pezzo anche nel momento più complicato. E allora qualche secondo di pausa può essere anche a suo modo decisivo per rimettere un po' ossigeno nella testa e prepararsi ad affrontare, insomma, la seconda parte di questo primo set che riprende dal servizio di Tanda. 15-13 risultato per l'Arcidano, per andare a meno 1 il San Rock, ed è ace. 15-14, situazione dubbia, e arriva proprio Frongia forse a chiedere le spiegazioni. Colloquio molto breve tra Figus e Frongia, e poi va a riferire a De Montis. Batanda allora cerca il pari San Rock, Frongia in bagger, pala per Fois, questa volta la solleva, ci attenta lì però Oscarini, poi Betti, la rete dà un tempo in più per recuperare, si complicano la vita Fois e Salis, e adesso primo disappunto vero, visibile, quasi tangibile di De Montis. Ma è parità, è stata anche a meno 7, forse a meno 8 la squadra di Pinda, che sulle ali anche dei servizi di Tanda è andata a prendere il pari. Foscarini, Tanda, Aversano, attenta lì Prisco, ci prova Salis, il tocco di Tanda salva in qualche modo Balisai, ma poi troppo difficile per Caponi così sotto la rete portarla dall'altra parte. 16-15, torna allora avanti l'Arcidano, un punto molto utile ovviamente per dare anche sicurezza dopo aver visto venire fuori così il San Rock, che si difende bene su questo servizio e poi attacca con Aversano, che per la prima volta riesce a trovare il punto in schiacciata in questa finale. 16-16. Sara Betti al servizio. Attenta lì Prisco, pala, arriva Salis, Foscarini, poi Tanda lanza per Aversano, lì Prisco, pala poi ancora per Salis, poi Foscarino, uracino perfettamente Prisco, e può andare in bagger Frongia. Tanda, Aversano, che può anche ringraziare la rete, sua amica adesso. 16-17, San Rocco avanti. Il servizio di Betti, Urraci, pala per Fois, che questa volta può schiacciare la posizione centrale, costruita perfettamente questa azione, questa giocata.
e poi non può che ringraziare con il punto del pari 17-17. Si può andare dunque con il servizio di Salis. Tanda Foscarini. Da questa parte invece Urraci per pala, arriva Frongia, il muro fa il suo. Poi Foyce ci riprova con il palleggio, Frongia, Beti è lì attenta. Tanda Aversano, ma il muro vincente di Foyce. Questa volta va avanti l'Arcidano. Sotto 17. Finora un primo set degno di una finale tra le due migliori squadre regionali della categoria under 16. Poi si intanto che non potrà mancare a questo appuntamento dal centro. Nulla da fare per Betty e Balisai. Ritrova un vantaggio leggermente più netto, che però vuol dire ben poco in questa partita. 19-17 per l'Arcidano. Tanda. Il tentativo letto bene, poi Foyce. Pala per Frongia, in qualche modo Tanda ha dovuto mettere le mani all'altezza della faccia, difficile a quel punto da mirare bene. Va più 3 allora l'Arcidano. Il servizio di Salis, Betti. Arriva Foscarini. Attenta lì Salis, poi pala in palleggio Prisco. E qui non si intendono Caboni e Tanda. Allora arriva anche Pin al rapporto. Ventuno 17, si avvicina. Allora adesso l'Arcidano verso la vittoria del primo set. La risposta di San Rocco, ma il muro vincente di Pala e di Foyce. 22-17. Ancora Salis per provare ad andare anche a più 6, andare a 23. Foscarini, Tanda di nuovo per Foscarini. Attenta lì Frongia, poi pala per Foyce. Balisai fa quello che può e poi Foscarini si immola, ma senza riuscire a rialzare questa palla. Allora time out e per noi brevissimo spot. Terzo time out che è andato qui al Palatarros in questa finale che si avvia alla fine del primo set con l'Arcidano avanti 23-17, che va al servizio con Salis, ma col San Rocco che risponde subito con il bagger di Foscarini che poi l'accompagna via. Ancora Foscarini, Tanda, Aversano che perde ancora il duello con Foyce di fronte al muro. E allora set point adesso. Primo set point di questo primo set. Arriva l'ok da parte di Laura Foyce. Qua da Aversano.
pala poi per Pois, questa volta morbida ma efficace, 25-17 è il punteggio col quale si chiude questo primo set che viene vinto dall'Arcidano. E allora adesso per noi spot e poi qua per il secondo set. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. City and City. It's City and City, and I know that too. Collegati qui al Palatarros, inquadrati adesso i tifosi nello spalto di fronte a noi dell'Arcidano, che hanno accompagnato, anzi dire accompagnato anche poco, le ragazze in maglia rossa non solo in questo primo set di questa finale ma in tutta questa giornata di finali regionali FIBA Sardegna. Ma adesso si può andare con il secondo set, il punteggio di 1-0 per l'Arcidano. Starocca allora ha bisogno assolutamente di vincerlo per poter andare alla tie break. Si ripartirà con il servizio da parte di Foscarini, 5 invece nel Starrock, che iniziano con Urracci come libero lì sulla seconda linea, pronto a difendere. Arriva il servizio di Foscarini, attenta Prisco, pala per Foyce di forza, ci mette la mano Versano che poi in palleggio la rimanda dall'altra parte. Da questa invece pala per Foyce, poi la schiacciata di Aversano che spiazza pala, forse è partita per fare il movimento dall'altra parte e allora lì si è ritrovata in controtempo. E allora Sarok che parte col vantaggio. Ricordiamo che è una finale al meglio dei tre set, quindi vincere due set vuol dire vincere la partita, ed ecco perché diventa questo set già decisivo. Foyce intanto l'accompagna morbida oltre il muro, 1-1. Terracchiano batte subito forte. Al servizio Prisco, Betty subito pronta, Tanda, arriva Betty, tenta un racing bagger,
poi direttamente dall'altra parte, ma questa volta attenta Foscarini. Frongia prova Salis, Betti, poi Tanda per Aversano, palla sulla rete però, e dunque 2-1 e nuovamente Trisco al servizio. Si va Aversano, Tanda, arriva Betti, passaggio questa volta quasi vincente per Salis, attenta Foscarini, poi morbida Pois, e trova il punto con la stessa giocata che ha fatto concludere il primo set, porta sul 3-1 il punteggio. È pronto ad andare adesso Frisco direttamente sulla rete, e allora torna a far sentire a meno uno il San Rocco. È pronto ad andare con Balisai. Per riprendersi subito la parità. In salto la numero 32. Urracci attenta. Pala. Fois di forza. C'è il punto. Tre a tre allora. Ancora Balisai. Il bagger bene, Frongia. Poi Fois ci mette la forza. Mette il bagger Foscarini, ma non basta. Di nuovo avanti l'Arcidano. Va Salis. Foscarini attenta, Tanda si presenta, mette l'appuntamento che si rivela vincente, ed è allora 4-4. E allora Sofia Tanda, attenta lì Salis, pala per Fois, forse linea, no, fuori, episodio sicuramente al limite. Infatti adesso colloquio con Frongia. Cartellino giallo. La prendere è stata Frisco. Si può andare adesso. A 4 per il San Rocco per provare a prendere un minimo di margine. Urracci, pala, tentativo, non riesce a dare forza a Frongia. Caboni per Aversano, anche lei deve rinunciare all'utilizzo della potenza. Frongia invece adesso sì che la lascia andare, lascia andare il braccio destro e vince il suo duello con Tanda. Palla che è schizzata lontana dove nessuna poteva arrivare. E allora 5-5. Va poi sal servizio. Betti. Nel bagger Tanda per Betti che cerca la giocata morbida. Attenta pala. Poi Frisco per Frongia. E non può Balisai arrivare su questa palla dopo che è stata allungata alla sinistra da Foscarini. Tentativo di bagger. Avanti allora
l'Arcidano 6-5. Poi servizio letto bene da Betty, poi di forza la palla giocabile per un attimo, e allora ci pensa Aversano a rimettere tutto in parità. Sei a 6 adesso, il set avanti l'Arcidano che deve adesso difendersi sul servizio di Betty. Pala, Frongia, block out, e avanti l'Arcidano. Adesso palla del servizio, lunga però questa palla, la lascia scorrere Betty e fa la cosa giusta. 7-7, nessuna scappa via. E allora risalgono in cattedra i tifosi dell'Arcidano mentre va Camogna al servizio. Urraci, pala, quasi si complica la vita con Prisco, alla fine in palleggio, la palla rimanata dall'altra parte. Si presenta poi l'appuntamento a Foscarini, che mette troppa forza, palla che esce fuori ed è 8-7. Vediamo se riesce ad allungare su l'Arcidano o se Sarok riuscirà ancora una volta ad inchiodare sulla parità l'avversario. Tanda, Aversano di forza e trova impreparata proprio Frongia con De Montis che non ci sta adesso. E allora indicazioni da parte del tecnico degli oristanesi. 8-8 intanto il risultato, e Aversano che andrà adesso al servizio. Secondo set ancora più equilibrato del primo. Urraci, pala, arriva Prisco in palleggio, Caboni attenta, Tanda, l'alza, arriva Foscarini, probabilmente invasione, e allora 9-8 per il Sarok, che dopo avere due volte agganciato l'Arcidano stavolta ha messo la freccia per il sorpasso, ma un punto non è niente, allora proverà ad allungare ovviamente squadra di Pinna, che riparte al servizio di Aversano. Attenta lì Frongia, il Prisco con il palleggio, poi Caboni, Tanda per Foscarini, la rete aiuta in questo caso Frongia, poi Salis, Tanda attenta in bagger, ancora Foscarini morbida, Salis attenta, la palla poi rimata via in palleggio e il tocco irregolare da parte di Betty che ha accompagnato la palla. E allora 9-9, set senza padrone, bello così, come anche giusto che sia in una finale. Betty, Tanda, Aversano, il bagger poi di pala, la pipe tentata da Frongia, chiede scusa, tentativo che si è spento sulla rete, e allora nuovo vantaggio per il Sarok che andrà adesso al servizio con Foscarini. Gli squadri attenti anche dei due allenatori, i Pini e i De Montis. È andato il servizio di Foscarini, deve accontentarsi di andare in bagger Foyce. Tanda, arriva Betty, morbida, c'è lì pala però, poi Foyce quasi si complicano la vita, la palla arriva però dall'altra parte. Tanda, si presenta a Betty l'appuntamento, deve salvare Ballisai, e poi la schiacciata vincente di Aversano, con il destro incrocia, e allora c'è un più due del Sarok che non può assolutamente perdere questo set se vuole vincere, se vuole essere campione regionale.
Si prepara a servizio la numero 38. Battuta troppo forte e allora bussa subito l'Arcidano, che torna a meno 1 e che andrà adesso al servizio con Prisco. Tanda Aversano, bagger bene Prisco, poi pala, si presenta Frongia che non riesce a metterci troppa forza, quella che invece mette Betti e che in questo modo permette alle sue compagne di scappare. 10-12 adesso, vantaggio minimo ma che dà tanta sicurezza e che toglie anche tanta pressione al Sanlorenzo. Palli dal servizio in palleggio Racci, l'alzata poi per Fois Aversano, poi Tanda per Betti, attenta lì Prisco, in bagger pala e in bagger anche Fois, morbida quasi a sorprendere Caboni. Arriva adesso invece Betti, muro vincente di Fois, se non erro, 11-12. Pronte lì a muro, lei è pala, dovrebbe essere stata la numero 9 dell'Arcidano a colpire. Rosse che adesso possono provare a trovare la parità sul servizio di Salis, attenta la seconda linea del San Rocco. Poi la schiacciata troppo forte da parte di Fois, che guarda poi Figos quasi a sperare di vedere quel gesto che indica il tocco del muro, che però non c'è stato. 11-13 allora, di nuovo più due San Rocco che va con Tanda. Con il suo sinistro tenta lì Prisco, poi pala Frongia, lo scambio con Betti che riesce a schiacciare, attenta lì Salis, ci prova adesso Frongia, ancora Betti, Tanda storrete e poi Aversano a chiudere questa giocata. Poi però c'è da difendersi, qualcosa è schizzato sul parquet, non è chiaro cosa sia, ma intanto c'è il punto di Fois. Ed è stato forse il nastrino nelle dita di Aversano. ...12-13 però. Per trovare il pari all'Arcidano va con Fois e trova questo ace. Sale in cattedra adesso Fois e rimette tutto in parità qui al Palatarros. Molto più fortunoso questa volta, ride infatti Fois, non vuole ovviamente strafare con l'esultanza, ma è un punto che pesa negli equilibri di questa sfida, perché sale adesso la pressione tra le maglie blu che ci provano ora. Tanda cerca Aversano, che può anche lei ringraziare in parte la rete. Arriva il 14-14 immediato per scacciare via anche qualche paura che poteva insidiarsi nella testa del ragazzo di Pinna. Si va allora con il servizio di Betti, non perfetta Auracci, Prisco e poi Frongia. Allora lo scambio va avanti, Foscarini già pronta lì ad aspettare. La palla invece per Aversano, un grande salvataggio di Prisco, poi Frongia, Betti è lì, Tanda, questa volta sì, da Foscarini, Uracci in bagger, alza pala, si presenta Frongia, respinge Tanda, ma respinge fuori,
torna avanti l'Arcidano. Secondo set ancora più aperto rispetto al primo, ci stiamo divertendo e siamo felici di potervi raccontare comunque un bel evento come questo, che prosegue con il servizio adesso di Ipala. Attenta Betty, Danda, Foscarini si presenta lì, Ipala in bagger e poi Ipala rimandata via in maniera anche un po' sorpresa, vincente da parte di Prisco, che non spende quasi neanche un sorriso, quasi come a dimostrare un focus totale sulla partita, che è lunga, ma adesso il più due è per le rosse, è per i ragazzi di De Montis, che si lasciano andare forse il primo sorriso di questo secondo set. Vantaggio però che è assolutamente minimo per quello che stiamo vedendo. Vantaggio che non è stato sufficiente neanche di 7 punti durante il primo set. Si può andare là, fa pala, sempre Betty attenta, Tanda, arriva Versano, deviazione che non mette fuori causa Salis, poi ha schiacciato di Frongia, attenta Balisai, Foscarini, Salis in bagger, può provare la schiacciata a Prisco, morbida, grande salvataggio da parte di Betty, che poi fa da alzatrice un po' in maniera inusuale. Alla fine il punto è dell'Arcidano e l'invasione a rete, e allora più tre per la prima volta in questo set, una squadra va a più tre e l'Arcidano, che ricordiamo si vince questo set, vince tutto, per provare ad allungare ancora. Nuovamente Pala al servizio, schierata invece la squadra del San Rocco, prima Betty, Tanda, Foscarini da una posizione scomoda per un destro come lei, e allora va più 4 l'Arcidano e arriva anche il time out per noi, piccolo spot e poi torniamo qua. Subito dopo lo spot, perché c'è stato il fischio di Figus, e allora il servizio di Ipala, risultato 18-14. Tanda cerca Versano, un solo che spera e forse sì, ha ricaricato subito le pile, soprattutto quelle mentali, dopo si è ritrovata sotto i 4 punti. Arriva intanto un cambio tra le ragazze di Pina. Urracci, Prisco, il palleggio poi da parte di Frongia, la schiacciata tentata e vincente alla fine, siamo in un secondo tempo da parte di Aversano. Si va
volta però un servizio troppo lungo, tornerà Pittore Arcidano che può andare col capitano Frongia. 1-2 Foscarini, Tanda, Foscarini schiacciata, ma rimanda dall'altra parte in palleggio invece Prisco, schiaccia invece avversario, pronta Frongia, poi pala, arriva Salis, deve alzare però la traiettoria di questa palla, avversario può invece provare più a schiacciare, ci riprova Salis, attenta lì Beti, Tanda, arriva Foscarini con questo palleggio, non si fa trovare impreparata Meloni, poi Tanda dietro per Aversano con la rete, con un bacino alla rete e deviazione decisiva, di nuovo a meno 2 del San Rocco e Aversano che adesso va al servizio. Urracino perfettamente. E allora è meno uno. E allora è meno uno. Si fa sentire De Montis. Versano al servizio, attenta a Frongia, pala, Salis, non male questo tentativo, poi non si comprendono Tanda e Balisai, allora torna più due l'Arcidano, un regalo questo che è pesante visto il momento della partita e che le rosse non vorranno sprecare. Ci avviciniamo ai punti decisivi, 20-18 il risultato, Arcidano avanti e col servizio a favore, ma in questo momento salvataggio, vediamo se va a buon fine, no, e allora esultano ragazzi di De Montis che sono a più 3 e sono a 4 punti dal titolo regionale. Servizio di Meloni, Betti, Tanda, Foscarini, Meloni, poi la schiaccia dei Fois, bravissimo in questo caso Betti, poi la rimanda dall'altra parte Aversano, il tentativo di Pipe da parte di Frongia, attenta Betti in questo duello tra capitane, spinta anche la schiacciata di Foscarini, adesso Tanda deve andare in palleggio e allora anche un pizzico di fortuna che ha girato più dalla parte del San Rock con la palla che quasi ha dato l'idea di tornare indietro e invece è scesa morbida nella metà campo dell'Arcidano che allora deve guardarsi adesso perché è sopra solo di 2 punti. Al servizio Foscarini, Urracci, pala, stavolta poi si va però col palleggio Aversano, molto importante questo suo intervento, poi per la forza di Fois, secondo tentativo vincente, più 3 dell'Arcidano e meno 3 dalla vittoria. Al servizio Prisco, le indicazioni di De Montis, forse verso pala, forse verso Salis, Prisco, Aversano, poi Tanda, deve andare in bagger Aversano, c'era quella parte Fois che poi schiaccia proprio nella zona di Aversano, 23-19, ma quando salta lì al centro senza magari Aversano poter fare muro,
Allora diventa tutto più semplice per Foys. Intanto interrogazioni sulla rotazione agli ordini di Laura Foys, che ha dato l'ok. Col punto che alla fine è stato dato prima al serro, che poi poco male potrebbe averci dato, perché se è ripreso adesso il 23-20. E allora prima frazione sulla rotazione per l'Arcidano, e torna per la più 3, che ha due punti dalla vittoria e che va con Salis. Tanda, il tentativo forte e poi vincente di Salametti, che fa 23-21. E col servizio a favore. Compito affidato adesso a Tanda, quello di rimettere in gioco la palla, quello di dare un primo attacco per provare ad andare a meno uno e non lasciare il match point. Prisco, pala, frongia di forza in qualche modo Foscarini, poi di forza Versano, attenta dietro Salis, invece attenta Foscarini sul tentativo di Foys. Betti invece morbida, Prisco si immola, pala, arriva frongia, palla ancora viva e lo scambio continua a Versano, Tanda per Betti, che questa volta trova il punto delle 23-22, meno uno del San Rocco. Partita combattutissima. Solido rito prima del servizio. Battanda col mancino. Prisco attentissima. Poi pala. Arriva questa volta la destra. Foys. Che morbida come era stata prima Betti. Trova il punto che da adesso permette all'Arcidano di giocarsi il match point, e 24-22 proprio dalle mani di Maddalena Foys, che da adesso col servizio a Versano, Tanda, va da Betti, che va di forza e trova il punto confermato da Figos, l'ha messa all'angolino, 24-23. E allora scopriamo adesso se finirà 25 questo set, questa finale, o se bisognerà andare oltre. Va proprio capitano Betti al servizio. Urraci, pala, frongia morbida, Versano è lì ben posizionata, proprio Versano, poi salvataggio di Salis, ci riprova frongia Betti come può, poi Tanda, poi la schiacciata ancora rimandata via e poi si spegne sulla rete il tentativo di frongia ed è 24-24. Respira Tanda e lo dice anche le sue compagne, calma, perché è tutta ancora da combattere questa partita, questo set. Il San Rocco per andare al tie break, l'Arcidano per chiuderla qua, c'è l'infrazione da parte di Pala e allora set point per San Rocco per andare al tie break. C'è però il timeout. Tutta raccolta di De Montis, sfiorata, accarezzata la vittoria, e adesso invece c'è un punto da fare per evitare che si vada al tie break.
per poi ricominciare da zero e giocarsi veramente fino all'ultimo punto questa finale, che da un punto di vista neutrale sarebbe probabilmente l'esito migliore dopo questa giornata, per quello anche che stiamo vedendo, che state vedendo voi che ci state seguendo. È chiaro che De Montis non sarà assolutamente d'accordo con questa nostra analisi e allora vuole che le sue ragazze non sbagliano questo punto. Pina invece vuole solo che arrivi questo punto per poter azzerare tutto e giocarsi il tie-break. Lo scopriamo adesso insieme, amici, amici di Diretta Sport. Il servizio di Betty, Urracci, poi pala, arriva Frongia, morbido, 25 pari, 25 pari. Un colpo lucido, non si è fatta prendere dall'emozione, magari anche un po' dalla paura, non ha scelto la forza, ha scelto di andare con la testa. E allora adesso il servizio dell'Arcidano che va con pala. Betty, Tanda, arriva Versano che la mette fuori e allora di nuovo set point, ma questa volta anche match point, perché è tutto nelle mani dell'Arcidano. Situazione capovolta rispetto a solo due scambi fa. La spinta anche del pubblico, arriva la palla, Foscarini, Tanda, arriva Foscarini, il muro devia, c'è Salis pronta, pala per un tocco forse deviato, finisce qui con la decisione decisiva di Mario Fini, che ha visto il tocco, vince 27-25 questo secondo set di una finale bella, emozionante, proprio come speravamo, e si conclude con gli abbracci, con la festa delle ragazze di De Montis e con ovviamente anche la delusione di un San Rock, che però merita tutti i nostri complimenti perché ha lottato fino alla fine, soffrendo forse anche un mismatch fisico dato anche un'età nella quale ci sono persone che sviluppano prima, persone che sviluppano dopo, ma questi eventi sono fatti per vivere lo sport, vivere anche l'adrenalina e le emozioni che queste competizioni sanno dare. Noi con queste immagini iniziamo ad avvicinarci verso la conclusione di questa serata passata insieme. Un applauso prima di chiudere però anche gli arbitri, al signor Mario Figus, al signor Carlo Balardi e alla signora Laura Pois, che proprio come noi hanno vissuto in prima persona tutte e tre le partite. E allora con questo l'ultimo saluto da parte di Luigi Falqui, da parte di Andrea Faris, che non può parlare ma che ci ha dato queste immagini, un augurio di buona settimana.